La situazione è triste, come sapete tutti, che i nostri cittadini, concittadini moldavi vanno all'estero, vanno in Italia, in Spagna, in Portogallo, a Londra, a Mosca, vanno in tutto il mondo per resistere, per vivere. Con un prodotto interno bruto per cápita nominal de unos 2.000 dólares, Moldavia es el país más pobre de Europa. Aún lejos de entrar en la Unión Europea, esta antigua república de la Unión Soviética, con solo 3.5 millones de habitantes, se está vaciando. Casi la mitad de la población vive en el extranjero. Di là per dire, anche se lavori in nero, anche se sei messo in carte, da 800 in su puoi prendere 800, 1000, 1300, 1500. Anche se lavori moratore, anche se lavori come badanti, anche se lavori in un'altra istituzione, in un'altra fabbrica, diciamo, prendi. Invece qua, per dire, un funzionario pubblico che prendi qua sui 150 euro, vuol dire 3.000 lei, moldavi, una pensione incomincia da 600-800 lei, vuol dire 50 euro, e può arrivare fino, non so, forse che arriva anche a 4.000, vuol dire arriva a 200, ma ci sono pochi, dai pensionari, dai funzionari pubblici, dai professori, dai dottori, e quello è stipendio, 3-4.000. È poco di quella che prendono, che prendiamo noi all'estero, invece i prezzi sono come là. Anche dei carburanti, anche dei alimenti, tutto. È come in Europa, i prezzi, ma i stipendi, i pensioni sono miseri, diciamo. Elena, graduada en Ciencias de la Administración, pasó 6 años en Italia, casi siempre. Trabajó como cuidadora sin estatus legal hasta que sufrió un colapso físico debido a los largos turnos de trabajo. Hace 4 años, decidió regresar a casa y estar con sus hijos, que se habían quedado con sus padres. Su marido se quedó en Italia. Actualmente, Elena trabaja como secretaria del Consejo Municipal de Losova, un pueblo unos 50 kilómetros al noreste de la capital Chisinau, con un escenario, el de Losova, similar al de todos los pueblos de Moldavia. Anche el 80% que son tutti andati all'estero. Sì, è rimasto uno, diciamo, da due genitori è rimasto uno, o bambini rimangono con i nonni. Di solito dal 25 al 50, o anche più di 50 anni sono andati all'estero tutti. Sono rimasti i bambini e sono rimasti anziani. Dal settembre in qua ci sono tante famiglie che sono venuti a prendere un certificato per poter prendersi i bambini da scuola per andare con tutta la famiglia all'estero. Di parte dello Stato fanno un aiuto a quelli che sono rimasti proprio orfani e per tutto il resto niente. La